uccellini, benvenuti e bentornati in questo canale. Siamo qui con un nuovo video haul Primark, Sephora, Tiger e AliExpress. Sono veramente due cavolate di Sephora, Tiger e AliExpress, ma ho detto visto che faccio video haul faccio per bene le cose. Allora, come potete vedere appunto qui di fianco ho due sacchettoni di cose di Primark, poi ho un sacchettino di Sephora, delle cose sparse di Tiger e due cosine di AliExpress. Allora parto subito con le cose di AliExpress. Su AliExpress appunto ho preso una maschera viso Egg Mask, che è appunto questa qui. Tan tan tan. Non vedo l'ora di provarla e magari la provo insieme a voi in un video. Sono veramente curiosa. Poi ho preso una tinta labbra, questa qui, che il colore è questo. E se non sbaglio è tipo come quello di Kylie Jenner, se non sbaglio. Boh, mi ricorda il packaging quello. Ed è l'F02. Comunque qui sotto nell'info box, se riesco a trovare i link dei prodotti, ve li metto. Poi da Tiger ho preso tre cosine, proprio tre cavolate da 1 euro. Ho preso una spazzola. Una spazzola da mettere dentro in borsetta e l'ho pagata 1 euro. E tipo prima ho notato che manca un cosino, ma dettagli. Poi ho preso dei elastici per i capelli, semplici neri, sempre da Tiger a 1 euro. Dopo ho preso anche una molletta piccola. Sempre 1 euro. Passiamo a cosa ho preso da Sephora. Sephora. Ho preso il fondotinta di Fenty Beauty. Io ho preso il 200. E anche questo devo ancora provarlo e non vedo l'ora di provarlo, cioè me l'hanno fatto provare al negozio, però con le luci che ci sono non si vede benissimo l'effetto. Comunque, vi farò sapere come mi trovo. Allora, adesso passiamo a questi due bei sacchettoni di Primark. Allora, diciamo di passare a questo. Allora, ho preso giusto qualche elastico per capelli a 1 euro invece che 2 euro. Ci sono io. Cioè, sono veramente tanti. Ho la scorta. Poi ho preso, siccome sto andando in fissa con gli orecchini, quelli a cerchio, grandi, piccoli, insomma, quelli, ho preso appunto questi qua. Li ho pagati 2 euro. Non so se riuscite a vedere, sì. Qui hanno il particolare che è, boh, è strano. Sono strani questi. E invece questi qua sono lisci, normali. E ho notato adesso che sono un po' pesantini, ma non importa. Poi ho preso due paia di semplici leggings neri, normalissimi. E li ho pagati 3,50 euro. 3,50 euro. Poi un altro paio di leggings, ma diciamo che questi sono tipo più sportivi, più da palestra, da camminare. Sono così. Hanno, faccio vedere bene, questo colore. E li ho pagati, infatti, vedete, c'è scritto workout. Quindi mi toccherà andare in palestra. Li ho pagati 9 euro. Mi
Mi piacciono veramente un sacco. Poi cosa troviamo qui? Dei pennelli per il make-up e li ho pagati appunto 4 euro e sono per l'ombretto. Poi vediamo cosa trovo qui. Ho preso queste luci, le ho pagate 3,50 euro, sono lunghe 4 metri. E non vedo l'ora di appenderle. Non vedo l'ora di appenderle da qui dietro, là dove c'ho tutte le foto. Non lo so ancora dove metterò le cose. Comunque, non importa. Poi arriva un pezzo. Arriva il pezzo più grande. Ho preso finalmente una pelliccia per il letto, tipo il tappetino, e l'ho preso ovviamente rosa. Ta-ta-ta-ta. Vabbè, insomma, sta perdendo tutti i cosi. Bah. E questo credo di metterlo sopra il letto perché se lo metto per terra con il cane è meglio di no. Passiamo all'altro sacchetto. Allora, ho preso un'altra confezione di luci, queste qui rosa. Sempre a 3,50 euro, anzi, però si vede meglio, 3,50 euro. Poi ho preso dei calzini, non sono semplici calzini bianchi, grigi o neri, ma sono... Ta-da-da! Allora, prima ci sono queste calze, sono tre paia di calze, le ho pagate 2 euro e sono con le... streghe cattive. Allora, prima c'è questo di carica 100 euro, poi c'è questo di Biancaneve se non mi sbaglio, e questo e qui ne manca una, e poi c'è questa che se non sbaglio questa è di quello di Ariel, non mi ricordo. Comunque costavano 3,50 euro e le ho pagate 2 euro. C'è scritto anche qua. Poi non è finita qui. Ho preso anche quelle di Snoopy. Queste invece le ho pagate 3,50 euro. Allora, questo. Poi sono queste. E dopodiché, queste qui. Poi arrivano loro, quelle di Harry Potter. Non poteva mancare qualcosa di Harry Potter, ovviamente, sul mio canale. Allora, le prime sono appunto queste qui, di Grifondoro. Poi, Serpeverde. Queste. E dopodiché... Mi sa che ho sbagliato, perché quelle rosse sono quelle di Tasso Rosso. Quelle verdi sono di Serpeverde. Esatto. Sono fan di Harry Potter e non so neanche le case di Harry Potter. Comunque, insomma, quelle rosse, quelle verdi, quelle gialle e quelle blu. Queste qui le ho pagate sempre 3,50 euro. Pam pam pam. Poi ho preso anche queste, che sono sempre delle luci, sono a LED, ne ho prese sempre due. Queste invece le ho pagate 2,50 euro e sono così. Ancora non so dove andrò a metterle, comunque non importa. Dopodiché ovviamente... Non potevo non prendere i miei amati dischetti di Primark a 75 centesimi. Sono 120 pezzi di dischetti, cioè adoro. Dopodiché ho preso un altro pennello, questo, a 1,50 euro.
Ha 1,50 euro, è appunto così nero e azzurro, che serve sempre per qua, insomma, l'ombretto. Dopodiché ho preso due pacchi di salviette struccanti, queste, e sinceramente non so, ah sì, e le ho pagate 1,50 euro di due, quelle qua. Hanno un profumo buonissimo, tra l'altro. Poi ho preso questi qua che io li uso per struccarmi, cioè che vanno usati per struccarsi. Sono quattro pezzi, quattro guanti a 3 euro. Poi sto guardando perché mi sta scaricando la fotocamera. Questa borsetta piccolina, piccolina, che ecco, fatta così, che è super comoda per andare a ballare, che così metti portafoglio, insomma la carta di identità e quelle cosine lì e cellulare. E l'ho pagata 4 euro. Ho preso due pacchi di pile a 1,75 euro. Queste vanno sempre bene, sono 10. Cioè, top. Poi ho preso una camicia normale, nera, un po' trasparentina, questa. Trasparentina un po', ma non si vede, comunque vabbè. Dopodiché ho preso una maschera per il viso a 1,50 euro. E questa qua, la vitamina E, rimpolpante. Rimpolpante. Dopo arriva il pezzo grosso e ho preso una felpa verde fluo. Ta-da-da! E l'ho pagata 12 euro. Che mi piace un sacco. Ce l'ho anche rosa fluo, infatti l'avete vista nell'altro video. E niente, questi sono i miei acquisti di Primark, Sephora, AliExpress e Tiger. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di mettere un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!